siamo entrati, abbiamo subito il gol dello svantaggio, siamo andati sotto 1-0, siamo un po' caduti in quello che era il loro gioco. Piano piano siamo venuti fuori, il nervosismo è diminuito e siamo riusciti a farlo 1-1 proprio nel fine del primo tempo. Sicuramente è stato l'episodio decisivo della partita perché pareggiare e andare sul riposo sull'1-1 è stato importante. Portiamo a casa questi 3 punti e facciamo un altro passo avanti importante. Adesso mercoledì giochiamo il ritorno di Coppa, una partita importante e come sempre detto facciamo partita per partita e poi vedremo dove riusciamo ad arrivare. Io credo che noi stiamo giocando ogni 3 giorni già da un po' di tempo e nonostante abbiamo una rosa competitiva, nonostante tutti i giocatori che hanno giocato hanno dato il 100%, sono andati tutti benissimo, credo che anche mentalmente c'è stata all'inizio un po' di stanchezza e anche il fatto che siamo una squadra molto giovane e magari certe partite si prendono un po', non sotto gamba, però magari non al 100% come dovrebbero essere. Poi quando abbiamo capito che in campo se non dai il 100% puoi perdere con tutti e è scattata quella molla, diciamo, che ha fatto cambiare la partita a nostro favore. Sicuramente la partita non è iniziata bene, o approccio non ottimale, dato da parecchie difficoltà, perché comunque purtroppo la partita è stata sempre spezzettata, non abbiamo mai giocato, tanti falli, quindi ci siamo fatti prendere dal nervosismo, perché prendere comunque un gol dopo 2 minuti, magari credevamo che comunque sia alcune partite possono essere forse più semplici, però questo ragazzi lo devono capire che calcio non esiste cose semplici, le cose semplici se ce le portiamo noi, se no no. Fortunatamente bravi abbiamo trovato il gol del pareggio e poi il secondo tempo credo che poi sia stata comunque sia diciamo il susseguirsi dei gol e poi la partita è stata abbastanza gestita in maniera ottimale. Quando sappiamo del doppio impegno, ovvio che questi sono ragazzi che non sono abituati al doppio impegno, quindi il fatto che comunque ci porta via energie mentali lo sapevamo, lo sappiamo, anche se ripeto che oggi negli 11 comunque sia, tranne 3 giocatori, gli altri comunque sono persone che non hanno giocato più di 20 minuti al massimo, quindi comunque a livello di freschezza eravamo messi, credo, bene. Io sono il primo che mi sono arrabbiato con loro perché poi ci tengo e comunque sia so che comunque sia fa parte del percorso, però capisco che questo sono uno degli aspetti della gioventù di poter magari determinate situazioni saperle anche non gestire, ancor più amplificata dal fatto che vai sotto con un episodio magari sfavorevole, vai sotto dopo 2 minuti e quindi ti porta ancora più nervosismo, vuoi pensi di recuperarla subito e poi allora la provi a farlo anche non con le tue caratteristiche. A mercoledì ci aspetta un ritorno contro una squadra che abbiamo visto all'andata forte, che è comunque fisicamente importante, che ha fatto tantissimi gol, ha subito poco, quindi però ripeto, siamo andati là, abbiamo fatto una partita notevole. Vinta al 91esimo, ma secondo me potevamo anche fare meglio prima, ma ripeto, fatta molto molto bene. Quindi da lunedì ci alleniamo, prepariamo la partita per mercoledì per cercare di fare di tutto per andare a giocarci la finale e poi dopo da giovedì avremo 2 giorni per preparare la partita di campionato con Real Case Bruciate.